Ciao, sono Ludovica Bastianini, sono una fotografa, artista visiva. Mi sono formata all'università come storica dell'arte e poi in un secondo momento ho approfondito gli studi di fotografia a Barcellona e a Milano, in due accademie differenti. Non ho effettivamente mai concepito la fotografia come fotografia street. Non è la mia maniera di esprimermi perché nel mio lavoro io inserisco tutte quante le mie diciamo tutto il mio percorso formativo, dalla pittura all'illustrazione, all'interazione con le altre arti, anche il video, ultimamente il cartone animato. Mi piace molto sperimentare e spingere sempre i confini del linguaggio fotografico all'interno di altre forme di espressione. Il progetto che presento è In Your Place, significa Al tuo posto. Ed è un progetto che ho realizzato nel 2017, e ho continuato poi per un altro anno, per tutto il 2018, sperimentando una serie di azioni quasi performative, sulla fotografia pubblicitaria di moda per bambini. Il lavoro è diviso in tre capitoli: un capitolo sulle spose bambine, un capitolo sull'infibulazione e un capitolo sull'imprinting, sull'educazione che viene data alle bambine in giovane età. Per realizzare questo lavoro ho cercato di mettermi nei panni di una giovane madre che deve vestire la propria figlia per il matrimonio. Ci tengo molto a questo lavoro perché ho utilizzato un po' anche un qualcosa che apparteneva alla mia famiglia, alla mia storia personale. Avevo delle nonne che erano delle sarte bravissime e mi avevano regalato dei merletti, anche mia madre mi ha regalato tanti merletti, tante stoffe proprio di archivio vecchie che avevamo conservato, forse loro con l'idea di un corredo nuziale. Io questo corredo nuziale ho preferito metterlo sulle fotografie. Questo progetto, così come altri lavori che ho fatto, parte da una base fotografica pubblicitaria e questa è una diciamo, dei punti ricorrenti nella mia pratica artistica perché mi interessa molto analizzare e mettere in discussione le immagini che i media mi propongono quotidianamente su riviste, televisione, per strada. E per comprendere come la visualizzazione costante di questo tipo di immagini possa condizionarmi oppure possa interpretare dei desideri sociali. In questo momento così difficile per le arti, tutte le arti, forse ancora di più di quelle visive, sono veramente bastonate da questa crisi oggi. Le arti teatrali, le arti performative, tutte quelle attività che in questo momento sono costrette a chiudere e che purtroppo oggi vengono un po' additate come superflue. Quindi, il mio invito è di sostenere gli artisti in questo momento. Grazie.